Circa 2.000 persone da tutta la provincia si sono date appuntamento a Bitonto per affrontare il tema della pace tra i popoli e nelle famiglie. I fedeli accorsi hanno ascoltato gli interventi che si sono susseguiti nella sala delle assemblee di via Ganga di Lupo, prendendo spunto dalle scritture bibliche e dalla frase «cerchiamo la pace e perseguiamola». L'intento è quello di sensibilizzare la comunità per arginare la violenza a tutti i livelli, spesso gratuita ed efferata. Tra gli interventi previsti, oltre a quello di Franco Maranini, rappresentante della sede italiana dei Testimoni di Geova sul tema chi persegue la pace ottiene l'approvazione di Geova, anche quello del portavoce della circoscrizione Giuseppe Carbonara. La Bibbia dimostra il fatto che cercare la pace e perseguirla non può essere semplicemente un'azione passiva, quindi la pace non è semplicemente assenza di guerra, per intenderci, assenza di attività belliche, ma è qualcosa da continuare a ricercare sempre in maniera molto attiva nella propria vita. Quindi dobbiamo essere dei promotori di pace in ogni occasione, in famiglia, in qualsiasi altra circostanza o situazione. Tra i momenti più significativi, quello dedicato al battesimo dei nuovi testimoni al termine della sessione mattutina.